Capital, 10 e 8 minuti pronti per l'ora d'aria. Le mattine di Radio Capital. A ore 10 con Daria Bignardi. Hai visto la grazia, ha sentito anzi la grazia con cui ho detto Pretenders. Ma che non è come Santa Baby, Santa Baby però. Dai, fammi Santa Baby. Ma no, forza. Basta. Ieri sai che mi devi incidere, anzi grazie. Ti ho dedicato anche una storia. Sì, ma io me la sono salvata perché ora me la dai, fammene uno così, dai. Santa Baby. Però ma con ragazzi, ma vi rendete conto? Senza la canzone sotto, senza la musica sotto, non viene bene come se ci fosse proprio quella canzone. Poi non bisogna abusarne, no? Esatto. Bisogna centellinare. Centellinare, brava. Sì, infatti. E come va, Daria? Buongiorno. Oggi sono contenta perché sì? Ti ricordi che nei giorni scorsi ti dicevo l'imbarazzo di quando mi chiedono dai, dammi un consiglio per i libri di Natale? E non mi viene mai da dire un titolo così, perché penso sempre che ognuno debba regalare i libri che gli piacciono, che li hanno emozionati, che c'è un motivo che per cui li regalano. Che abbiano qualcosa di personale, no? Diciamo, ok, sì, nella scelta. E però invece oggi parleremo di un libro, insomma, che secondo me è proprio inattaccabile. Ecco, qui, perché lo sai che mi faccio sempre il problema, con quello che costano i libri, uno certo. Magari va a spendere 16 euro, 18 euro e poi dice, però la Daria... No, dopo se la prendono tutti con te. Se la prendono con me. E invece in questo caso secondo me non si sbaglia. E tra l'altro, per parlare di questo libro, che è un libro di Magda Szabo, che è una insomma, grandissima autrice ungherese, in Italia è nota soprattutto per La Porta. E invece questo è un delizioso libro di un editore che si chiama Anfora, è un libro illustrato, è una favola, però è una favola che ha una storia bellissima, e per parlarne abbiamo chiesto a Vera Gheno, che sì. Abbiamo sentito la settimana scorsa, perché non avevamo fatto in tempo a parlare di tutto il lato ungherese della storia di Vera Gheno. Ha un lato ungherese certo, molto sviluppato. E lei diciamo. ha tradotto questo libro e poi ha molte cose da raccontarci sia su Magda Szabo che sull'Ungheria, che su questo libro delizioso. Quindi insomma sono contenta. E poi proprio gran finale nella seconda mezz'ora, no, un artista che io amo moltissimo e che non so, sento in qualche modo molto vicina, poi mi capita spessissimo, devo dire soprattutto con le donne di insomma sentire con le donne e con i gatti, donne e gatti, okay. Proprio c'è uno sguardo per cui scatta qualcosa, non vedevo l'ora di poter parlare con lei è Malika Yane, okay, e sì. È arrivata l'occasione perché Malika ha letto una favola per l'associazione Teodora, è un progetto bellissimo, insomma benefico, ne parliamo dopo, ovviamente. Benefico e molto molto carino. E quindi ecco qua che avremo Malika tra poco con noi. Quindi insomma puntatona ragazzi, non perdete quest'ora d'aria. Bene, 342-342-2190, diretta at capital.it. Come detto, partiremo tra poco con Vera Gheno. E 14 siete con le mattine di Radio Capital nell'ora d'aria. E con noi Vera Gheno, sociolinguista. Vera, buongiorno. Che avevamo già sentito appunto la scorsa settimana e io mi ero molto divertito nel sentirti e nel sentire l'intervista di Daria, Vera. Non solo tu, Chico, ma anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E poi ci eravamo lasciati con la promessa di risentirci molto presto, e come vedi qui all'ora d'aria si fa sul manteniamo serio. Le promesse. Benissimo, benissimo. No, ma anche perché Vera, questa favola cosiddetta di Magda Szabo che tu hai tradotto per Anfora è meravigliosa. Io non l'ho finita perché è piuttosto lunga, ho letto le prime 40 pagine, ma penso che me la terrò lì proprio per Natale perché è bellissima e adesso vorrei che ce ne parlassi. Allora io dico il titolo, che è Lolò, il principe delle fate, di Magda Szabo, editore Anfora, e tu ci racconti, visto che l'hai tradotta, quindi sei stata a lungo in intimità con questa storia e con questa autrice che hai tradotto altre volte, dici che favola è, di cosa parla e perché è così bella. Ma allora, perché è così bella? Perché Magda Szabo, scusate il mio ungherese, allora no, Magda Szabo è una scusa, delle... no, adesso mi spieghi, scusate il mio ungherese, visto che no, sei ungherese, forse che è il mio meglio, che devo scusare. Ho la pronuncia magiara, però. La pronuncia magiara, ma certo, ecco. Certo, Magda Szabo, d'ora in poi diremo Magda Szabo. Allora, lei è stata una scrittrice eccezionale, completa, capace di scrivere per bambini come per giovani adulti, come per adulti,
trasversale e così via. Tra l'altro c'è una cosa buffa, io e lei compiamo gli anni lo stesso giorno. Ah, che bello. Lei è nata il 5 ottobre. Bellissimo. Qualche anno prima di me. Qualche anno prima, sì, sì. Sì. E quindi no, c'è sempre stata una sorta di affinità particolare con la sua scrittura. La cosa buffa è che questo libro è uno dei primi che io ho tradotto, cioè la prima traduzione è del 2005, poi l'abbiamo rivista con Andrea Sirna sempre per Edizioni Anfora nel 2020, quindi diciamo che ci ho anche rimesso le mani. È stato anche un po' strano, perché appunto essendo una delle mie prime traduzioni temevo che dopo 15 anni o 14 e qualcosa mi trovassi non all'altezza, no? E invece com'è andata? Non ho cambiato moltissimo, perché evidentemente anche la prima volta mi era piaciuto talmente tanto il libro da tradurlo così con leggerezza. Comunque il personaggio principale è questo Lolò, che è un principe delle fate, un fatino, come dico all'inizio. Ed è il figlio di Iris, che è la regina delle fate, e c'è un po' di Pinocchio in tutto questo, perché lui vorrebbe diventare un bambino vero, non un bambino del mondo delle fate. Iris è meravigliosa, io proprio l'adoro, la regina delle fate. Sì, no, è un bel personaggio. Chiaramente c'è un po'... Cioè, è molto realistico dal punto di vista del carattere del fatino, perché Lolò è molto distratto da questa sua quest, no, di voler diventare un bambino vero, e quindi è un grande avventuriero, si ficca sempre nei pasticci e non si accorge che nel frattempo sua madre corre un gravissimo pericolo, perché ovviamente c'è un villain, no? C'è un cattivone che si chiama Aterpater, che è l'arcinemico di Iris e che mette in pericolo lei, la sua vita e anche tutto perché, il regno delle fate. Perché lei, nonostante sia la regina delle fate, visto che il bambino così, il fatino è un po' strano e discolo, non è insomma un fatino qualunque, lei si sente in colpa e dice sarà colpa mia perché non ha un padre, certo. No? Certo, sì, e quindi è molto femminile, sentimento femminile. Esatto, una madre singola, e quindi un po' quasi si lascia convincere da questo quest'uomo malvagio, cattivone Aterpater, che vuole il potere, quindi cerca di manipolarla, perché lei in realtà avrebbe un grande amore, che è Amalfi. Ci sono tra l'altro dei nomi bellissimi in questa storia. È stato molto divertente tradurli, perché vabbè, alcuni erano pari pari. Fra l'altro Magda Sabu è sempre stata innamoratissima dell'Italia, quindi molto spesso ci sono riferimenti all'Italia nei suoi libri. Amalfi chiaramente è un riferimento alla geografia italiana. Lolò è stato un po' un problema da tradurre, perché in originale è Lolo, è scritto Lala. Uh-huh. E quindi ci ho messo tantissimo a trovare la soluzione, perché si è scritto Lala in ungherese ma si legge Lolo, e non sapevo come rendere questo suo essere maschietto, no? Poi per te diciamo che sono temi questi particolarmente importanti, no? Infatti, e quindi immagino che se ne sarai stata travagliata lungo. È bellissimo ed è molto interessante quando uno deve tradurre i nomi parlanti. Bisognerebbe chiedere alla traduttrice di Harry Potter cosa ne pensa. E tra l'altro traduttrice di Harry Potter e Harry Potter, che magari qualcosa deve a Magda Sabo o Sabo, e anche a questa storia, perché ci sono tanti richiami e cose che in qualche modo fanno anche pensare a Harry Potter. Ascolta Vera, quando si tratta di letteratura, allora Magda Sabo è una grande scrittrice, questa però è una favola, e allora con le favole, a differenza che nei romanzi dove proprio non ha senso cercare la morale o il messaggio, è proprio una sciocchezza, mentre invece nella favola siamo autorizzati a trovare la morale, e in questa ce n'è una interessante, la vuoi dire tu? Ma io non so, perché ne trovo tante di morali. Quella sul potere, direi, no? Lo scrive Antonella Cilento nella postfazione. Sì. Lei dice: diciamolo chiaro e tondo, chi ha talento quasi mai vuole il potere, e chi vuole il potere è spesso un idiota. Molto semplice. Cioè, un po' tranchant, Antonella. No, ma
No, perché io ci trovo anche, beh, mi sono molto identificata nel, anch'io sono mamma che vive da sola con la figlia, no? E quindi mi sono identificata molto nei travagli interiori della regina Iris, sì, Iris, che ti chiede se deve appunto cosa è giusto fare, no? Sì, esatto, questo figlio, esatto, dove sono mancante. Senti, visto, esatto, che abbiamo citato la Antonella Cilento, fammi leggere tre righe molto belle, mm-hmm, in cui lei parla di Magda Zabò. Sabo, è troppo difficile, ma ci proverò. E lei dice, nella stupefacente opera di Magda Zabò, che i lettori italiani hanno incontrato e amato con la porta molti anni fa, ci sono le donne che lottano per la felicità. Le donne che lottano per la felicità sono centrali, e lotta per la felicità tutta la vita l'autrice, con lei i suoi personaggi. Si avverte sempre, leggendola, lo spirito di ironica ribellione che l'anima, un'immortale energia fantastica che la pervade dalle prime alle ultime prove e che le consente di abitare la fiaba come il mito. Sono parole e righe molto belle. E poi naturalmente c'è la storia, anche legata alla storia della, no, di quando è scritta questa favola e perché forse è stata scritta in forma di favola, che ci puoi raccontare. Ma guarda, in realtà le opere di Magda Sobo sono in un certo senso politicamente fastidiose, nel senso buono, no? Cioè dal mio punto, certo, di vista, nel senso buono, perché fastidiose per il potere. Sì, ma c'è anche questa centralità delle figure femminili, siccome ha tradotti diversi di romanzi suoi, sia per giovani adulti, sia per adulti, appunto, sia questa fiaba, ci sono sempre delle donne molto forti, ma anche ovviamente con le loro debolezze, eccetera, ma gli uomini sono sempre un po' sullo sfondo, no? Emerge sempre questa figura forte della donna, ed è un leitmotiv un po' di tutta la letteratura di Magda Sobo. Gli uomini sono quasi dei, come si può dire, dei contorni con il piatto forte, direi, ed è chiaro che quindi lei è sempre stata molto avanti rispetto al periodo in cui scriveva, no? E la fiaba era anche un modo per superare, diciamo, certe censure politiche, no? Nella fiaba uno può immaginarsi mondi che non danno così tanto fastidio. E qui, Vera, ci toccherà una terza puntata dove parleremo dell'Ungheria dal punto di vista storico e politico, perché oggi non facciamo in tempo. Giusto. E invece è un tema così vicino, ma di cui tutto sommato sì, sappiamo, però insomma, è una storia interessantissima quella del paese dove tu sei nata. Tu fino a quanti anni sei stata, se sei stata ma un po'? Tre mesi. Ah, pochissimo, a tre mesi te ne sei andata. Però io ho una particolarità molto strana in famiglia, perché i miei genitori, mio papà è italiano, mia mamma è ungherese, ma sono entrambi perfettamente bilingui. Quindi io sono sempre cresciuta in questo mix di culture. Mio padre è veneto, parla tipo 62 lingue, no scherzo, ma ne parla molto perché è un linguista, molto, molto bravo, ma la cosa buffa è che le parla tutte con accento veneto. Quindi che sia che parli russo, sia che parli ungherese, sia che parli francese, c'è sempre l'accento di Bassano del Grappa, perché lui è di vicino Bassano del Grappa. Vera, abbiamo strasforato, però una, ecco, domanda risposta di 30 secondi che, guarda, io non faccio a nessuno, ma a te sì. Con chi passi il Natale? Con mia figlia e i tre gatti. Bellissimo. Perché il significant other è lontanissimo. Vedi che se ci sentiamo un po' sorelle, un motivo c'è. Esatto. Va bene, Vera, grazie. A presto per la prossima puntata di Vera. Ciao. Gheno e su la Radio sua Capital. Storia. Ciao. Su Radio Capital, 10:29 nell'ora d'aria. Allora, come sempre, un sacco di messaggi, qualche gatto, perché insomma i gatti, sai che non devono mancare. Non devono mancare, però volevo leggere questo messaggio di un ascoltatore. Il vostro programma è molto bello, ma voglio trovare un difetto e vi dico che secondo me snobbate la fantascienza. Hai ragione, ma non perché è che Max? Non è che la snobbiamo, è che non la conosciamo tanto. Io ho proprio delle forti lacune. Anch'io non sono mai